Ed ecco, adesso che abbiamo dissipato proprio ogni dubbio, anche se di solito noi vi vediamo con splendide parrucche, vestite da splendide signore anni 40, fantastiche. Io voglio sapere subito com'è nata questa idea. Questa idea è nata da Giorgio Umberto Bozzo ed è uno spettacolo teatral musicale che ha il titolo Non ce ne importa niente e parla dell'epopea della radio. Tra sketch divertenti nel gioco delle tre sorelle, interpretate appunto da noi, con tante bellissime canzoni dirette da Christian Schmitz e l'orchestra Maniscalchi. Io so che proprio l'incontro con Giorgio Bozzo è stato importante per voi e so anche che vi ha costretti a cantare fino alla nausea questi pezzi un po' vecchiotti, diciamo, però state riscuotendo un grandissimo successo. Io voglio sapere intanto come avviene l'incontro con Bozzo. Allora, l'incontro con Giorgio è avvenuto grazie ad un altro spettacolo al quale partecipavamo tutti e tre in qualità di coristi ed attori, e ci ha proposto questa bellissima idea di rispolverare il repertorio degli anni 30, visto che con Christian Schmitz stavano lavorando ad una biografia sulle sorelle Leschan, alle quali noi ci rifacciamo ovviamente. E quindi abbiamo lavorato per 8 mesi circa con Christian e Giorgio per imparare il canto armonizzato e quindi i pezzi e vedere se era possibile per l'appunto riproporli in teatro, e devo dire che fortuna nostra è successo. Voi avete pubblicato anche degli album prima di arrivare poi l'anno scorso a Sanremo con Arisa. Come è avvenuto questo contatto e soprattutto come avete accolto questo invito appunto a esibirvi con lei? Ma allora, innanzitutto, a dire la verità erano 2 Sanremo fa, quindi 2 anni fa, e niente, la casa discografica di Arisa ci ha chiesto se volevamo accompagnarla per il suo secondo Sanremo, perché era appunto il Sanremo successivo alla sua vincita come nuova proposta, e chiaramente essendo una ragazza bizzarra come possiamo essere noi in teatro, abbiamo subito detto di sì. E come l'avete vissuta questa esperienza? Siete arrivati a Sanremo, un palco importante per tutti gli artisti, no? Partecipare alla festa della musica leggera italiana è stata per noi una grandissima esperienza, e speriamo appunto di poterci ritornare. Oltretutto devo dire, l'esperienza è stata veramente divertente, però ci ha lasciato anche un pochino terrorizzati all'inizio, perché è successo tutto molto in fretta. Quello è un palco molto importante che ognuno di noi conosceva anche per i sogni di bimbi, insomma, e quindi devo dire è stata un'esperienza che però ci ha lasciato veramente un gran bel regalo. Secondo me erano fantastici, poi non saprei, però ci abbiamo anche la domanda per il maestro Schmitz. Eccomi. Io so che lei è stato molto ma molto impegnato nella ricerca dei pezzi da far cantare appunto alle sorelle Marinetti, ed è stata una ricerca un po' difficoltosa. Andiamo a sapere dove è andato a cercare. Allora, i pezzi, dunque, noi come progetto ci rifacciamo al repertorio delle sorelle Lescano e al repertorio swing e leggero e jazz italiano degli anni 30-40, per cui attraverso l'ascolto di molte decine di 78 giri e scambi e rapporti così epistolari e contatti vivi con i collezionisti, siamo riusciti a ricostruire quegli arrangiamenti magici che avevano dato vita a quelle melodie bellissime. E quindi l'idea era di riproporre proprio al giorno d'oggi brani che non si sentivano più da decine d'anni. Cioè, alcuni dei brani che noi proponiamo, che fanno parte del repertorio più raro delle sorelle Lescano, magari sono 80-85 anni che non si sentono più, per cui è una cosa molto particolare che noi riproponiamo con grande gioia. Voi siete stati anche al Blue Note a Milano, che è un tempio della musica, no? I prossimi obiettivi da raggiungere? Abbiamo detto un altro Sanremo, penso come sorelle Marinetti, e poi cosa c'è? Beh, innanzitutto un altro sogno si sta avverando, perché queste 3 date in Sicilia è un bel sogno che si realizza, e speriamo magari di continuare anche quest'estate col bel tempo, sarebbe una bella vacanza anche. Beh, dobbiamo dire che assieme a maestro Christian Schmitz stiamo preparando dei nuovi brani. Tra l'altro Il Silenzio è d'Oro, che abbiamo eseguito in questo momento, è proprio uno di questi. Quindi noi continuiamo a studiare, continuiamo a lavorare con maestro Schmitz, e in occasione futura
che sia il Blue Note, che sia Sanremo, che sia qualsiasi teatro, la cosa che ci interessa, quella più importante per noi, ovunque si sia, è quella di condividere qualcosa con voi. Quindi se volete vi aspettiamo a teatro per divertirci insieme. Diamo qualche appuntamento per questo tour promozionale che state facendo. Bene, saremo domani sera a Catania al Teatro San Giorgi, poi domenica di Carnevale a Messina, Palacultura Antonello, e poi lunedì al nuovo Teatro Montevergini di Palermo. Anche più là, se vuoi. E dopo beh, in questo momento non ricordo, però tocchiamo anche altri teatri di tradizione. Ci saremo a Roma al Parioli dal 23 di marzo, quindi per una primavera in musica anni 30 e 40. E poi possiamo rimandare i nostri amici al sito internet delle sorelle marinetti.it. Benissimo, non ci resta che salutare le sorelle Marinetti e il maestro Smith. Grazie, siete stati gentilissimi a rispondere a queste domande semplicissime. Noi vi chiediamo solamente un saluto speciale per gli amici di Urban Week. Possiamo fare un saluto particolare a cappella, ed è anche il nostro motto ed è anche il titolo del nostro spettacolo teatral musicale. Ma di quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare, se il mondo è maldicente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Un saluto a Urban Week. Ciao.